Siamo con il consigliere regionale Matteo Daffadà. Matteo, nella Valtaro negli ultimi giorni ci sono tantissime polemiche perché sono spuntati dei cartelli che secondo la gente vieta di entrare nei fiumi. Cosa c'è di vero? Allora, intanto spuntati, non è che sia spuntati dal nulla, in realtà è un percorso, perché poi in questi giorni ci siamo anche informati, non eravamo informati prima, perché ricordo anche che questi sono atti comunque amministrativi dell'Agenzia di Protezione Civile e del Demanio. Allora, sono stati messi questi cartelli nelle zone dove ci sono delle rampe di accesso al fiume per la sicurezza di chi accede al fiume, quindi non è possibile andare coi mezzi nei fiumi. Questo cartello riporta un segnale importante, che è quello del divieto di balneazione, ma quello sappiamo che nei fiumi e nei laghi c'è il divieto di balneazione, quindi quello nulla di nuovo. In realtà c'è questa frase che vieta l'ingresso, che è un po' ambigua, per cui credo che, anzi non credo, sono certo che l'intendimento dell'agenzia regionale sia quello di non far accedere coi mezzi, quindi con le macchine. In altri territori sono stati messi dei cubi di cemento rispetto a questi accessi artificiali che sono stati fatti per arrivare al fiume, per lavori che hanno fatto, o un guado per esempio, se non sbaglio, nella zona di Carniglia, per dei privati che non avrebbero altrimenti accesso alla loro proprietà. Quindi credo che quello che poi è stato chiesto sia importante nei prossimi giorni, e ho la rassicurazione da parte anche del direttore provinciale dell'agenzia, un incontro anche con i sindaci e con le amministrazioni locali per spiegare bene questo e vedere come spiegare meglio anche ai cittadini l'intendimento, e per non creare gli equivoci che purtroppo ci sono stati. E credo che sia corretto davvero che, come diciamo spesso, il nostro territorio vada fruito, tutelato sì, ma anche fruito rispetto alle bellezze, alle cose che abbiamo. Stiamo vendendo un territorio molto bello, vendiamolo bene e soprattutto in sicurezza, che è la cosa fondamentale per tutti, perché sappiamo che poi quando succede qualcosa, poi alla fine si va sempre a cercare un colpevole. Allora dobbiamo cercare di prevenire piuttosto che invece dopo dover risolvere delle situazioni che possono essere veramente preoccupanti. Esattamente, perché veramente le persone non sapevano bene cos'era, perché si parla anche di sanzioni, di multe. Ma di sanzioni e di multe io non le ho ancora sentite in quella zona. So che c'è stata qualche sanzione in altri territori, ma credo che siano state fatte a chi con la macchina è arrivato, diciamo, a filo del fiume, e credo che quello sia assoluto. Cioè, non è che quando andiamo al mare andiamo in spiaggia con la macchina, però insomma, credo che tutti noi dobbiamo avere una certa attenzione per la sicurezza nostra, l'incolumità nostra, dei nostri figli e di coloro che fruiscono di queste bellezze, come ho detto, che sono importanti, ma a volte nascondono anche qualche pericolo. Allora credo che sia giusto segnalare quando c'è qualche pericolo.